L'orgoglio è data dall'opportunità che questa sera ci dà di presentare alcuni aspetti un po' della vita della ginnastica che certamente sono legati ai 150 anni della costituzione di questa federazione, ma ci dà anche la possibilità questa sera di avvicinare le nostre società sportive, quindi le società affiliate, e quindi con loro portare un po' un incontro che non sempre è possibile ed è facile. Questa è certamente un'occasione. Un'altra occasione è data dal riunire vecchie glorie che in Liguria e la nostra federazione, così come altre, bisogna dire, ha avuto la possibilità di portare in giro per il mondo, alle Olimpiadi in maglia azzurra, accompagnando atleti di altissimo livello. Ecco, stasera c'è anche questa opportunità di far incontrare vecchie glorie con nuove, come ad esempio le due gemelle D'Amato che sono già qualificate per i prossimi Olimpiadi. È veramente una serata importante. Lo è ancora di più, come presidente del Comitato regionale, quella di poter parlare anche della nostra attività proprio ginnica in regione, con tutte le difficoltà che abbiamo, con tutte le gioie, perché comunque è una federazione che, lo dirò poi a numeri alla mano, conta 5.800 iscritti e quindi è una federazione che sul territorio sta offrendo delle grandi e ottime possibilità. Abbiamo un campionato importante e dobbiamo, come sempre, subire un po' l'aspetto negativo dell'impiantistica, però ormai siamo anziani per affrontare questo. Il futuro ci dice che possiamo farcela. La nostra è una federazione che a 150 anni non li dimostra, perché noi ancora lavoriamo con i giovani, lavoriamo per i giovani, sia a livello agonistico sia per il benessere di tutti questi ragazzini che sono i nostri compatrioti, gli italiani. E oltretutto noi abbiamo un'altra grande qualità, che noi continuiamo da 150 anni a fare cultura sportiva. È nel nostro DNA, quindi oltre all'attività agonistica, quello che ci hanno portato i vari Neri, i vari Braglia, Menichelli, Iurichechi, Cassina, le Farfalle, noi facciamo cultura sportiva e di questo andiamo fieri, è il nostro fiore all'occhiello, è una regione importantissima, al di là degli atleti che vanno e vengono anche a secondo dei periodi eccetera, ma qua c'è sempre stata una grande dirigenza, grandi società, società centenarie che hanno fatto veramente la storia della nostra federazione, quindi l'importanza della Liguria è massima. Quello degli impianti è un problema da affrontare per la Liguria, soprattutto ovviamente da parte degli amministratori, perché i nostri dirigenti sono pronti ad affrontare anche dei sacrifici pur di poter allenare le ragazze ligure in Liguria e farle crescere in Liguria. Desidero ringraziare la federazione per quello che ha fatto in questo secolo e mezzo, ma soprattutto per quello che ha fatto nella nostra realtà, nella nostra città, regalandoci anche degli atleti importanti. Devo dire che il movimento nella nostra città è seguito, ci sono tanti ragazzi e ragazze che si sono avvicinati a questa importante disciplina. Sono contento di essere qui a festeggiare questo importante appuntamento e insieme a tanti appassionati, a tante società sportive, ho visto molti presidenti di società che vogliono condividere questo momento importante con il presidente della Federazione Italiana della Ginnastica. Siamo qua proprio per testimoniare la vicinanza del comune a questa bellissima realtà. Dobbiamo tantissimo alla ginnastica, perché diciamo che è la federazione più storica. Molti sport sono partiti dalla ginnastica, diciamo che è stato quasi il primo sport fatto dalla popolazione, quindi dobbiamo tantissimo sotto questo profilo. E so anche che Genova deve molto, perché molte delle società genovesi sono centenarie e da loro sono partiti anche altri sport. Quindi, come dico, dobbiamo tantissimo, sia a livello nazionale che a livello locale. Quindi sono molto contento di essere presente, è uno sport difficile, che chiede molta abnegazione, molto quindi allenamento, è molto formativo e quindi è uno dei principi degli sport. Quindi tanti auguri per questi 150 anni e un augurio per altri 150 anni così.
tratti di una federazione virtuosa ma anche di un paese, perché la storia della federazione ginnastica va di pari passo con quello dell'Italia e della nostra società. È una federazione nata nel 1869, pochi anni dopo l'unità d'Italia, e la storia della federazione racconta tanto del tessuto sociale, anche attraverso la storia delle sue società, molte delle quali centenarie, tra cui davvero tante ancora presenti e vive in Liguria, sono la testimonianza di un passato che in realtà è ancora molto giovane e presente, una federazione che ha saputo rinnovarsi negli anni, che ha attraversato tanti momenti storici anche difficili, vediamo ad esempio le guerre, sono stati sicuramente tra i momenti più ardui da superare, ma questa federazione ce l'ha fatta, è stata importante per la società e per tutta, diciamo, la dimensione sportiva italiana. Beh, di Melbourne ricordo intanto il viaggio, perché noi portavamo la fiaccola olimpica e quindi facevamo scalo e c'erano tutte le cerimonie, diciamo, per la fiaccola olimpica. Il viaggio è stato lunghissimo, era il mio primo viaggio in aereo che facevo e ci abbiamo impiegato due o tre giorni. E comunque, insomma, e poi in Australia... cosa devo ricordare? Ricordo che andavamo a fare gli allenamenti, diciamo, fuori, diciamo, dal villaggio olimpico, e siamo stati via tutto il periodo perché c'era stata la cerimonia di apertura dove eravamo, diciamo, e poi anche per la cerimonia di chiusura, perché la gara di ginnastica c'erano alla fine, diciamo, dei giochi olimpici. Una bimba entra in palestra, il sogno è andare alle Olimpiadi, quindi quando ci arrivi hai realizzato un sogno che sembrava impossibile, insomma. In un momento molto difficile, perché la federazione non ha mandato la squadra, ha mandato solo 3 ginnaste, quindi grandi selezioni, grande fatica e quindi grandi emozioni, certo. L'insegnamento è quello di impegnarsi e di avere degli obiettivi, di non guardare le cose inutili, di non pensare a cose non buone, non dannose, diciamo, quindi lo sport, non solo la ginnastica, insomma tutti gli sport hanno questa disciplina che non è solo fisica ma è anche mentale, chiaramente. Il ricordo è da una parte molto bello, perché mi ricorda i miei 18 anni, la mia prima Olimpiade e il fatto che fossi anche il più giovane ginnasta presente alle Olimpiadi. Purtroppo quell'Olimpiadi lì è stata funestata dal famoso caos che si era creato a proposito dell'attacco terroristico. Però devo dire che, insomma, fare un'Olimpiade a 18 anni è sempre una cosa emozionante e la ricordo ancora con tanto piacere. Bellissimi, diciamo la mia prima vita e delle emozioni grandissime, come vedere comunque anche le D'Amato ai mondiali, che hanno, insomma, ottenuto la qualificazione per Tokyo 2020. E bellissimi ricordi. La cerimonia d'apertura da brivido, il villaggio olimpico meraviglioso, che ne so, la squadra della pallacanestro di Barcellona che girava per il villaggio, noi ginnastine che guardavamo questi atleti splendidi e ricordi meravigliosi. È un'emozione, un ricordo oramai lontanissimo, che però mi accorgo solo ora forse di quello che è stato fatto 20 anni fa. Quindi Olimpiadi, arrivate seste, che ai tempi era un super risultatone, e basta, ora sono ricordi belli. Lo rifarei, tornassi indietro con tutti i sacrifici, ma credo che aiuti tanto. Uno sport, tutti gli sport a livelli poi alti, sicuramente fa tanto. Abbiamo un ricordo indimenticabile, è stata un'emozione unica e ancora adesso facciamo fatica a crederci di aver vinto un bronzo mondiale. È stata una lotta fino in fondo e ce l'abbiamo messa tutta e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma come si costruisce una medaglia mondiale? Come si costruisce una qualificazione olimpica? Si costruisce sicuramente con tanto lavoro dietro. Noi abbiamo iniziato a 7 anni e questo risultato lo abbiamo avuto a 16, quindi vuol dire che c'è tanto lavoro dietro. È stata un'esperienza bellissima, comunque fare la squadretta era un sogno,
da quando ero bambina, e quindi fare gli europei e soprattutto anche i mondiali 2 mesi dopo è stato veramente emozionante. Essendo in squadretta, l'anno lontano da casa non l'ho patito molto, almeno i primi mesi un pochino sì, però quando ci si abitui non senti più niente, perché comunque la squadra è la tua famiglia, quindi non senti la mancanza di casa. I miei ricordi sono i 5 anni passati in squadra nazionale, e sicuramente il ricordo più bello è la medaglia vinta agli europei di Riesa nel 2003. E anche tutte le altre gare, quindi i primi europei a Ginevra, il primo mondiale a New Orleans e i vari tornei fatti negli anni passati in squadra. Ho appena smesso, ho preso un periodo di pausa e subito dopo ho rimesso piede in palestra e per continuare questo sogno e trasmetterlo alle bambine più piccole. I ricordi maglia azzurra, sicuramente il più grande, i mondiali a Ulm. Dopodiché un sacco di competizioni, un sacco di allenamenti, una bellissima esperienza. Quando mi hanno fatto provare questa disciplina ho detto perché no, e poi mi sono appassionata. Una cosa tira l'altra e poi non ho più smesso. No, vabbè, ho smesso ormai da anni. Ricordo una grande emozione, soprattutto quando mi è arrivata la convocazione, anche se avevo effettivamente già preso parte a una gara internazionale, però la vera convocazione è arrivata poco tempo dopo, quindi una grande emozione anche perché fu il mio primo viaggio all'estero, direttamente in Australia, quindi fu veramente incredibile. Proprio lo ricordo come se fosse oggi, era il 97 e facciamo il viaggio da Roma fino a Perth in Australia, è stato galattico, fantastico. Quali insegnamenti trasmette la ginnastica? Disciplina, forza di volontà, credere in se stesso e soprattutto l'onestà e il rispetto verso i tuoi avversari. Questo è l'insegnamento che la ginnastica dà subito, appena metti piede in palestra il primo giorno, perché dà proprio un messaggio proprio di sport prima di tutto. Questo è quello che mi ha insegnato la ginnastica e che io cerco di insegnare ai miei ginnasti.